Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati sul mio canale. Sono partita adesso, sono in viaggio verso Milano e come vi avevo detto avevo delle questioni familiari da risolvere ancora e con l'occasione mi fermo in boutique in Louis Vuitton perché devo prendere l'ultimo pezzo, insomma, un piccolo portafoglio, lo Zipcoin Purse, da mettere ovviamente con l'Alma e con una futura borsa che dovrò acquistare verso marzo. Il tempo è brutto, vado molto piano perché purtroppo il gommista dove ho portato la macchina l'anno scorso mi ha squarciato una gomma da neve, perché da me è obbligatorio già mettere le gomme da neve, e sto aspettando le gomme che arrivino nuove oggi, credo, quindi le ritirerà qualcuno per me, per poi andare sempre nel tardo pomeriggio a montarle, perché insomma non, la macchina non è sicura, quindi viaggio un po' con l'ansia stamattina, anche perché i chilometri sono parecchi. Quindi fortunatamente ho l'appoggio di mia mamma, quindi vado giù da mia mamma e cambio lascio giù la mia macchina e vado con quella di mia mamma almeno a Milano e poi affronto il ritorno e via, nella speranza che poi oggi nel pomeriggio le gomme siano già arrivate quando torno a casa, e così prendo le gomme, le carico e vado a cambiarle. E niente, questo è quanto. E ci vedremo poi quando arriveremo a Milano, in zona galleria. Mi vergognerò un po', a entrare col telefono dentro nei negozi, perché non è da me mettere la gente sotto insomma, con il telefono puntato e la telecamera puntata, però insomma vediamo se riesco a fare qualcosa, magari anche con l'aiuto di mia mamma. Gli lascio il telefono a lei, mi riprende mentre parlo con le commesse. Per ora vi saluto, vi ritrovo alla prossima. Ciao cari amici, sono arrivata quasi a Magenta, dove abita mia mamma, quindi sono a metà strada da Milano. Adesso mollo giù la macchina per una questione di sicurezza e prendo quella di mia mamma, se no in teoria avrei proseguito fino a Molino Dorino e poi lì avrei parcheggiato la macchina nel silos e avrei preso poi il metro, perché appena usciti dal silos c'è subito il metro, quindi è comodissimo. Il problema è che non sono molto sicura con la macchina per via del pneumatico che mi è stato squarciato, e di conseguenza è meglio che io mollo la macchina e vado con quella di mia mamma, che non è il massimo perché è abituata con la mia. Vabbè, non ho ancora capito se guida mia mamma o guido io, non lo so, vediamo. Ci vediamo poi a Milano. Ciao ciao. Ho fatto già l'albero, Io sono sempre in anticipo. Vediamo se c'è un portafoglio. Siamo passati alla Lush. Mi piacerebbe però prenderlo questo qua. C'è dentro sapone con lime per tirarti su, limone con un po' di solare bergamotto per la feticità di sentinella. Fai, io ne prendo un pezzettino, 5 euro. Ne vuoi uno anche te, mamma? Perché no? A Camilla mi sembra che ha preso una roba del genere. Adesso se ci serve, vediamo. Questo è l'effetto della Lush e della bomba. Attenzione prima che mi scappa dentro il telefono, sono fottuta. Eccola lì, questa è la sex bomb, che una volta che si scioglie restano tutti i petali dentro nella vasca ed è profumatissima, davvero profumatissima. Dopo mi tiro dentro. La nostra non è ancora pronta, eh? Sì, la Mediterranea? La Mediterranea è questa. Ah, ok. La facciamo bene. Sì, credo che sia. Sì, quella, sì. Acqua naturale?
Eccomi qua, amici di YouTube, sono ritornata a casa, una mattinata veramente estenuante, anche perché era l'ultimo giorno libero, poi domani inizio a lavorare e sono passata oltre che dalla Louis Vuitton anche dalla Lush, vedete? Ecco, se vi interessa cosa ho acquistato e se conoscete la Lush, vi scrivetemelo qua sotto, non è economica perché ho preso tre cose in croce, ho speso 50 euro, una follia, però sono cose molto buone per il corpo, non so se la conoscete come casa, è inglese, nasce a Londra e ha delle cose fantastiche come saponette, cose, profumatori per, insomma, per il corpo, bombe, eccetera, eccetera. Se vi interessa sapere cosa ho acquistato dalla Lush, me lo scrivete qua sotto e se vi interessa anche sapere cosa ho acquistato da Louis Vuitton, me lo scrivete qua sotto. Scusate, io sarò ben lieta di girarvi il video. Vi ringrazio, vado a farmi un bagno, vi saluto, ciao ciao, vi aspetto alla prossima, ciao ciao.